bentrovati qui su 01 TV, la TV dei grandi eventi. Io sono Manuela Trimarchi e siamo alla seconda puntata del programma Il Bello delle Donne. Il Bello delle Donne è un programma incentrato naturalmente sulle donne e su tutto quello che c'è di bello dietro una vita di una donna. Quindi la settimana scorsa abbiamo avuto un ospite di tutto rispetto, questa settimana abbiamo un ospite... una vulcanica, una pazzerella, una briosa, insomma ora la conosceremo insieme perché si aprirà con noi. Abbiamo come titolo ufficiale è una dottoressa in psicologia del lavoro e life coach, la dottoressa Marzia Scalera. Ben trovata, Emanuela. Ciao Marzia, come sono contenta di averti qua. Bene, guarda, all'emozione ti ho chiamato Emanuele, non Manuela. E non lo devi fare. Anzi, perché è una cosa che odio. Sei proprio Manuela. Sono Manuela con la M. Ecco, diamo un nome alle cose. Assolutamente. Ben trovata Marzia, come stai? Bene, emozionatissima, grazie infinite perché grazie è la mia prima volta in TV e sono fierissima e orgogliosa di essere insomma al tuo fianco. Grazie. Momento, perché è un super mega onore. Poi vengo dopo di Letta, lo Monaco, che è veramente ormai un'istituzione. È vero, ma tu lo sarai altrettanto. Vediamo, so. Vediamo, perché abbiamo tante cose da dire. Vabbè. Allora, il mio programma comincia così, lo sai, io ho detto che sei la psicologa del lavoro, ora chiariamo. Facciamo che cosa vuol dire, certo, ora chiariamo tutto. Intanto, chi è Marzia Scalera per Marzia Scalera? Cioè, presentati tu. Ah, bellissima. Vai. Questa. Allora, chi è Marzia Scalera per Marzia Scalera? Diciamo che è una vita che cerco di capirlo. Quasi 39 anni, il 21 gennaio, abbiamo capito che siamo anche vicine di compleanno. Sì. E allora, innanzitutto... mi verrebbe da dire che sono sempre la solita, come mi viene detto, no? C'è una certa costanza nella mia vita, ma mi avete chiesto alcune foto e le vedremo. Sì, adesso piccola, le vedremo insieme. Ecco, vi farò ridere un po'. Da piccola ad oggi penso che la mia attitudine, la mia caratteristica di essere sempre quella che rompe un po' le scatole, che rompe gli schemi. Quindi una presenza... che si sente nel bene o nel male. Quindi tu ci sei, va? Ci nel sei. Senso in famiglia, sul lavoro. Ora vediamo perché fai davvero tante cose. È difficile restare nei minuti che abbiamo a disposizione, ma ci proveremo. Ci proviamo. Quanti anni hai? Quindi hai detto 39 anni. Esatto, 39 a gennaio, mantienimi questi 38 per altri. No, e allora per altri 38, mesi, per carità, diciamo le donne 38. Ce le dobbiamo mantenere sempre, quelle teniamo, meno. Cioè quei giorni che mi rimangono di gioventù, teniamoli. Sempre. E vediamo la foto di... abbiamo una foto... andiamo! Di una papuzzetta, vediamo un po'. Sì, che tra l'altro guardandola mi viene il dubbio che sia la mia figlia numero 3, Amelia, perché devi sapere, cara Manuela, che io ho fatto 3 figlie. Sì. E ho deciso la terza di farmi una fotocopia. È uguale a te? Sì, in modo anche caratterialmente, in modo tale che così non ci scassano sulle somiglianze familiari. Quindi. E questa piccoletta che vedete con questo occhietto furbetto che l'ha appena combinata, è una costante che rimane nella mia vita. Benissimo. Quanto potevi avere qua più o meno? Qua avrò avuto 2 anni e mezzo, penso. Meno di 3. Piccolina. Sì. La tua famiglia, com'è? Marzia figlia. Marzia figlia. Parliamo un po' della tua famiglia d'origine. Proprio parliamo, che forse è una delle lotte più grandi che ho fatto e che ancora continuo a fare. Lotte e fortune, come sempre in tutti quanti noi. In no? Che senso? Nel senso spiegaci. Che siamo figli della nostra famiglia, ma abbiamo soprattutto noi ribelli sempre quella forma di costante ribellione nei confronti di quello che ci hanno insegnato, soprattutto nel momento in cui la nostra attitudine e caratteristica non coincide con quello che invece è caratteristica della nostra famiglia. Famiglia proprio. Esatto, io vengo da una famiglia molto classica, mio padre, ecco, li vediamo qua. Ah sì, vediamoli benissimo, sì. Allora, è il giorno della tua laurea, presumo? È il giorno della mia laurea specialistica, quindi della seconda in formazione aziendale e sviluppo del personale. Qua abbiamo mio padre, l'unico maschietto della famiglia, questa è una cosa che abbiamo mantenuto. Vero, in casa, anche in casa. Anche tu, ora venuto. Vedremo, ora vedremo. Esatto. E poi la tua mamma. Classico bancario, ah, che da 40 laureato in informatica, il primo anno che c'è stata informatica in Italia, quindi così invece io con i numeri lui non ci proprio mai quadrato niente. Quindi esatto. Infatti mia sorella che è loro degna figlia, quindi da anni fa sempre lo stesso è mestiere. Più grande di te, più grande di me di 4 anni, si chiama Novella. Si chiama? Novella. Novella, che nome particolare. È chiamata Novella. Zia Fuffi da tutti quanti noi per ovvi motivi, perché si chiama Novella. E poi abbiamo la mia mamma. Madre, esatto, che è insegnante di italiano, latino e greco, attualmente in pensione, e anche loro, insomma, di base certo, hanno sempre fatto loro, questo mestiere. Loro per anni, classici, tutti e tre. Dipendenti, anche tua sorella dipendente. Anche mia sorella dipendente dal per punto delle di vista aziende, lavorativo. Okay. Mia madre classica dipendente statale, e io questa cosa l'ho sempre combattuta, perché avevo capito
capito che la mia indole, il mio essere vulcanico, e ti ringrazio per la definizione. Assolutamente, tu sei vulcanica, chi ti conosce lo sa. E tu mi conosci, ormai anche sì, perché... Non benissimo, ma sto imparando sempre di più, sì, assolutamente. E sai che come vulcani possono essere delle cose bellissime da vedere, pirotecniche, ma anche fare delle grandissime tragedie. Sì, e tu che sei vulcanologa e geologa lo sai. Puoi fare danno. Esatto. Quindi posso essere una bella cosa da vedere, anche due scassamenti di mizzica. Ma tu, se non sbaglio, non sei siciliana. No, io sono calabrese, vengo dall'altra parte dello stretto, sono di Crotone. Ah, di Crotone. È grande realtà calcistica per chi è un grande fan. Ho vissuto là fino a quando? Ho vissuto là fino a 18 anni, poi sempre nella mia indole di ribellione. Quindi hai fatto diciamo, le scuole superiori, le hai fatte là, e poi al momento dell'università mi sono spostata. Sei andata su Roma. Via, esatto. Sei andata a Roma. Liceo, ho fatto liceo scientifico e io che, come vi ho detto, odiavo con i numeri. E come mai sei andata al liceo scientifico? Di famiglia, siamo tutti allo scientifico, che va a fare di conseguenza anche tu allo scientifico. Quindi quando mi sono iscritta poi a psicologia c'è stata una forma di rivoluzione, nonostante anche il mio approccio alla psicologia, come ti dicevo, sin da subito nella nostra determinazione da acquario, non voleva essere una psicologia clinica, perché non ho la predisposizione, l'attenzione, ho anche con le eccessiva empatia che poi mi porta ad avere troppi problemi a casa, e quindi avevo necessità di trovare qualcosa di psicologico, di attento alla persona, di quella cura che avrei voluto da piccola ricevere io sotto ogni aspetto, darlo nelle persone nel posto dove passano più tempo della loro vita, ovvero al lavoro. Al lavoro, certo, e... la maggior parte di noi giustamente passiamo la nostra vita al lavoro. E quindi volevo farli stare bene, farmi stare bene e farci stare bene. E quindi hai preso questa laurea in psicologia del lavoro. E del marketing, e del marketing. E poi diventi, come diventi life coach? Spiegaci, life perché coach? Sono curiosa di questa cosa. Cosa fa un life coach? Esatto, anche perché di questo tempo mi dai l'occasione di spiegare che in realtà siamo tantissimi, ci siamo arrivati in tantissimi modi, cioè che si è fatto il corsetto, chi è laureato in economia, chi non sa come definirsi. Quindi diciamo che con una sorta di corso... alcune persone sono riuscite. E che purtroppo in Italia non viene regolamentato. Okay. Quindi per quanto ci siano delle scuole che ti danno dei crediti di riferimento, però legalmente, per un decreto legge specifico che potete trovare sul mio sito, tutti in realtà, una volta presa una certificazione, possono raggiungere questa denominazione. La differenza, secondo me, la fa il trascorso del professionista e anche l'approccio accademico del professionista, che ovviamente tutti ci possono arrivare, però un approccio di uno studio psicologico di persone delle aziende, soprattutto io nello specifico ormai mi occupo da 10 anni di cambi di vita e di carriera, aver visto come sono le aziende, cosa vuol dire selezionare le persone e anche lasciare quel mondo per diventare dei liberi professionisti, secondo me fa la differenza da un punto di vista di preparazione. Come sono diventata una life coach? In realtà dovremmo andare avanti nelle foto. Vediamo, però mi sa che la prossima foto... Vai. Perché infatti stiamo parlando piano piano, mi sa che ora la prossima è uno dei motivi per cui c'era bisogno di capire come gestire questa situazione. Allora, quello è il motivo per cui sono in Sicilia, e mio marito, e l'ho conosciuto l'ultima sera a Milano e lui aveva deciso di tornare a casa dalla aspetta sua un attimo, aspetta, hai studiato a Roma? Ho studiato a Roma, giusto. Poi a Milano come sei finita a Milano? Poi ho mandato un unico curriculum subito dopo la laurea in L'Oreal, nella divisione prodotti di lusso, per fare risorse umane. Okay. Mia sorella era lì a Milano da sempre, ho detto con la scusa vado il weekend intanto a trovare mia sorella. Invece il lunedì dopo, il colloquio l'ho fatto venerdì, lunedì lavoravo in L'Oreal. Subito, ti hanno preso immediatamente, hanno captato subito quello che c'è dentro di te. Esatto, questo vulcano e lì di che cosa ti occupavi? Allora, mi occupavo di risorse umane, quindi selezione e formazione del personale per tutte le figure junior che entravano in azienda e per la divisione specifica della divisione prodotti di lusso, quindi tutto ciò che era make up e anche profumeria, però del mondo divisione di lusso, perché L'Oreal è strutturata dalla Garnier alla Vichy, che sta insomma varie ed eventuali realtà e brand che fanno parte del cappello L'Oreal, e però mi occupavo della divisione prodotti di lusso e sono stata trasportata. Sembrerebbe, perdonami, ma da donna un sogno, sembrerebbe un sogno lavorare presso la L'Oreal, però mi sa che non era il tuo di sogno. Non era il mio, esatto, che poi era un po' lo spirito che porto avanti, no? già dai momenti dello studio, è in quello che poi si è concretizzato il mio lavoro di life e career coach. Cioè mi sono trovata in una realtà che, per quanto meravigliosa e bellissima, aveva non delle faceva regole per te, e io con certo. le regole, come puoi capire, non andiamo d'accordo noi acquario. E poi quindi io mi colpo di testa. A Marte. Cioè, come? Io mi chiamo dedicata a Marte, Emanuela. Marzia. Cioè, mi chiamavano Placida, avrei avuto un altro genere di approccio alla non vita. Penso sinceramente, e invece no. E quindi hai lasciato?
Ho lasciato la L'Oréal. Hai avuto il coraggio? Perché ci vuole coraggio comunque a lasciare il lavoro, ci vuole coraggio. Ne so qualcosa, quindi ci vuole veramente coraggio. C'erano dei continui rinnovi, là ho capito che non era il mio, però non avevo ancora quella determinazione a 23 anni, perché tutto ciò è successo a 23 giovanissima. Anni, giovanissima, perché ho fatto triennale specialistica di corsa, avevo fretta, volevo andare a lavorare. E nel momento in cui mi sono messa concretamente a lavorare, mi ho detto, vabbè, forse è l'azienda che è sbagliata, non sono io sbagliata, visto che avevo visto una famiglia che da 40 anni stava negli stessi posti di lavoro, ho detto, cosa ho io di sbagliato? E quindi da lì ho cominciato a cambiare aziende, occupandomi però con un'unica costante, quella della selezione del personale e della formazione. E però quello che mi trovavo a fare spesso quando avevo i candidati dall'altra parte era mettermi in realtà al loro fianco, quindi a volte mi rendevo conto che andavo a selezionare persone che non andavano bene per quell'azienda, ma non ti immedesimavi in loro, non lo so che... Mi prendevano pure nelle aziende, mi è arrivato a un certo punto, figurati che in uno di questi cambi di azienda arrivò questo contratto finalmente a tempo indeterminato, no? Mm. E io il giorno dopo, invece di portarglielo firmato, portai le mie dimissioni. Con la gente disperata, a casa scene di panico, dicendo... Certo, immagino pazza. A casa... Ma è la tua famiglia! Il delirio. Diciamo, cioè, loro, come stai dicendo tu, rigorosi col loro lavoro, anni e anni. Cioè, capito? Cioè, invece di dire, ma non poteva drogarsi banalmente come tutti gli altri, no, io rifiutavo i tempi indeterminati, perché mi prendeva l'ansia. Dicevo, ma no, io tutta una vita qua, perché poi quello come si lascia un tempo indeterminato, non si fa. E quindi io per paura di essere ingabbiata, ricambiavo azienda. Finché a un certo punto lo metto che avete visto lì, mio marito mi ha salvato da questo look. Sì, se ci puoi, regia, ci puoi rimettere la foto marito. Bellissima di Marzia e suo marito, anche se suo marito non si vede. Sì, per questo è una foto bellissima. No, scherzo. Si intravede. Eccolo qua. Però sa di felicità e di gioia, giustamente, sì. Come era quel giorno, presumo. Sì, è stato un bellissimo giorno, nonostante, ecco, siamo tutte e due fuori dagli schemi. Infatti quello che vedete di sfondo è il castello di Acicastello, non ci siamo sposati in chiesa perché non siamo tutte e due credenti, quindi ci siamo fatti sposare da un amico tra amici, abbiamo fatto una grande festa ed è stato bello vederli tutti insieme quel giorno, che poi è una cosa che non succede più, quindi è stato... Certo, che poi comunque, anche se, come dici tu una donna al di fuori delle regole, anche lui un po' particolare, sì, però su questa cosa avete trovato il punto di incontro, cioè l'unione vostra, quindi questo amore... E questo amore ha dato anche i suoi frutti, l'avevamo accennato prima, eccoli qua, anche troppi direi. Sì, in effetti sì, non ti sei fermata al primo, né al secondo, ma abbiamo bel tre pupe. Ma non è tanto le tre pupe, l'età. È la velocità d'esecuzione. L'età delle pupe, perché età hanno adesso? Allora, adesso hanno 7 anni Matilde, che è la numero più grande. Uno. Sì. Poi abbiamo Morgana che il 30 dicembre fa 6 anni, quindi l'anno dopo, e poi abbiamo Amelia che invece fa 5 anni a settembre. Quindi ogni 12 mesi Marzia sfornava, c'era la puntata di Super Quark in cui Marzia entrava in quella fase dell'anno in cui la scalera restava incinta. E com'è essere mamma di tre, anche se ancora sono piccole, però di tre ragazzine? Allora, perché io non voglio dirti, ma... E tu da mamma lo sai benissimo. Da mamma di una ragazzina, di un adolescente. Non è facile, lì li avrai tutte e tre in contemporanea. E come tu che fai un programma sulle donne, per sì. Le donne, capisci la responsabilità non, sì, che ci assolutamente sì. A crescere crescerle, donne. Sì. Allora, guarda, considera che tutto quello che hai visto, del motivo poi lo ricolleghiamo anche all'ambito del life coaching, è nato dal fatto che io non volevo sposarmi e non volevo avere figli. Nell'arco di 7 anni ho fatto l'esatto tutto contrario. Tutto quello che non volevi. Esatto, e questo definisce anche Marzia, cioè per quanto dico che una cosa non la faccio, poi se vedo che invece cambio idea e cerco di farmi stupire dalla vita. E non volevo neanche tre femmine, se per questo, cercavo il maschietto. Capito, e volevo Marzia, fermarmi a uno. Non puoi fare sempre non voglio, perché vedi... Poi vedi la vita ti fa... Ne volevi solo uno, figlio? Ne volevo solo uno. Ah, a sorpresa è arrivata Morgana, diciamo a sorpresa. Capisco la sorpresa, ok. E la terza? Super sorpresissima. E ti racconto questa cosa come se fossimo io e te nel tuo salotto di casa. Sì, non ci seguisse nessuno, certo, noi milioni di persone. Milioni no, ma ci seguiranno. Ci seguiranno. Ok. Quando arriva la notizia della terza... Eravamo in vacanza con mio marito che, per farsi scusare la seconda, mi aveva portato in vacanza per il mio compleanno. Ah. Arriviamo alle Canarie, quindi proprio era proprio il viaggio della vita. In aereo faccio, cavolo, ho dimenticato gli assorbenti per il viaggio. E a un certo punto collego, faccio, no, vuoi vedere che... Perché avevi... Quindi arriviamo in aeroporto, prendiamo un test di gravidanza, arriviamo a casa alle 4 del mattino, lasciamo le altre due piccolissime perché avevano 2 anni e 1 nei lettini, faccio questo test, mio marito infila la testa sotto il cuscino
e dice: non può essere vero, non può essere vero, non è successo, torniamo a casa. Io comincio a ridere come una faccia, ma come torniamo a casa? E mi fa: no, basta, adesso tutti a casa, come fossimo in punizione, tutti a casa. E invece era arrivata la terza. La terza ed ero incinta di 5 mesi. Quando poi siamo tornati a casa, quindi, scopro cioè, che proprio... io proprio non mi ero accorta di niente. Proprio così, presa da far andare avanti l'altro mio figlio. Sei che un vedremo. Mito, Marzia, mi stai facendo morire, un po' mi devo trattenere. No, ridi. Rido però, dico. Cioè, i miei clienti, chi mi conosce sa che sono così. Quindi nella mia tre, così, uno, così. Due, tre. Beh, ora ci siamo fermate, no? Siamo, forza, ci siamo fermate, abbiamo cominciato con cani, gatti e cavalli a casa. Ah, bene, ecco, anche quelli danno anche quelli molto lavoro, non è che anche quelli molto lavoro, riposo. Però perlomeno ancora, non li sforni. Comunque ecco. Ancora ce l'hai piccolette, quindi ancora il lavoro ce l'hai... Allora, il lavoro ce l'avrai anche da più grande, però da piccole le devi seguire ancora di più proprio nelle cose quotidiane, no? È la cosa che mi fa tanto ridere. L'altra volta, tu hai assistito? L'altra volta c'è stato, perché vi racconto questi particolari? Perché l'altra volta c'è stata una persona che sui social mi ha scritto, si vede che ha uno staff. Sì, l'ho letto. Ok, si vede che ha uno staff perché mi ha visto iscritta a danza classica, esatto. Tra l'altro il mio sogno che ha recuperato, che con problemi di ernia dovuta alle 3 figlie, io la terza figlia l'ho fatta con 1 anno totalmente immobile per la schiena. Immagino. E la seconda gravidanza l'ho fatta totalmente a letto. Il life coaching nasce da lì, cioè nel momento in cui mi funzionava solamente la testa, il mio lavoro era l'unica cosa che potevo fare. Quindi sei stata a letto tutta la gravidanza? Io sono stata a letto tutta la seconda gravidanza, appena mi sono ripresa della terza, sono ritornata a letto per un'ernia per la terza, dopo la nascita della terza, nel periodo di Covid, quindi non mi ha potuto aiutare nessuno, non avevo quindi nessuna proprio assistenza. Quindi proprio eri sola. Esatto, e lì mi sono detta quella frase che molti miei clienti si dicono, basta, non voglio più sentirmi così, ero totalmente immobile con 3 figlie, con mio marito che mi cambiava, anche mi portava in braccio e mi lavava e nessuno certo, ci poteva aiutare. Certo, se non ti aiutare. Potevi muovere, poteva aiutarti l'unica solo lui. Cosa esatto, che mi si muoveva era la testa e ho detto ok, sfrutto questo tempo per fare qualcosa di nuovo e da lì sono arrivate tantissime certificazioni perché riuscivo a lavorare con i miei clienti in remoto, poi vi racconterò di Jobby, cosa che ho sempre fatto, quindi non... Sì, ora ne parliamo, certo. E da lì ho detto come si fa a non stare più così e a stare meglio sapendo che ti funziona solo la testa e da lì sono nati questi percorsi ed è nato il mio libro che vedremo, tutto il mio mondo successivo è nato da grandissime sofferenze, anche da persona, da donna. E questo è un messaggio che secondo me è utile per le finalità bellissime. Io ti ringrazio per aver dato voce a tante di noi donne che ospiterai, così come hai fatto con Diletta, perché voglio far capire che anche se vedete come la signora che mi ha scritto hai uno staff, anche se vedete persone che vi sembrano super donne, anche tu, dalla geologa alla radio, alla TV, sì, ai figli, diciamo che non ci fermiamo. Esatto, siamo, non vuol dire che a casa abbiamo uno staff, cioè, no, è il potere delle donne, no. È proprio è questo. La forza proprio delle donne, cioè, dire sì. Che ce la facciamo e forse tra di noi donne dovremmo essere un attimo più collaborative nel assolutamente senso, apprezzare, dire come fai, aiutami a capire come fai, non denigrare ma ammirare, noi donne piuttosto tra che donne, dire noi dovremmo ammirare la solita fortunella regia grandiosa, esatto. Perché io stavo chiedendo proprio bravo, questo. Bravo, il regista, avresti dovuto sposarti. Il regista è top, ma vediamo. Il regista è top è sul pezzo. Che, cos'è questa foto? Cosa allora, significa? Guarda, c'è scritto là chi sono ed è una pagina del mio sito che è www.jobby.it. E 2B e 2, è uno dei miei siti, è il primo, diciamo, è il mio primo figlio, è quello che è nato quando mio marito, nel momento in cui ha detto no, andiamo a vivere in Sicilia, io in quel momento ero a Venezia, ero stato trasferito per lavoro da Milano a Venezia, lavoravo per booking.com proprio nel Lido di Venezia, sì. E quando sono tornato ho detto io come glielo spiego cosa fa formazione, una che ha lavorato nell'ambito della formazione, della selezione del personale. E allora ho sviluppato questo mio sito da un'idea, anche lì parlando con Francesco a mare, dicendo guarda ma c'è un sacco di gente che ti scrive ma mi aiuti con il colloquio, mi devo preparare, aiutami col curriculum, ma io devo cambiare lavoro. Continuavo a vedere amici, conoscenti che mi chiedevano, ho fatto ma fatti un sito. Esatto. Non avevo i soldi in quel momento per permettermi un sito perché mi ero licenziata lasciando tutto per seguire il mio futuro marito in Sicilia non avendo niente. Abitavamo all'epoca a Forza d'Agro, quindi 4 case e un forno. Sì. Aziende molto un po' carina difficili. Forza d'Agro però. Certo, bellissima, che amo, è sempre il mio cuore. Però non offre... Ecco,
E allora mi sono scaricata una guida di WordPress cartacea e ho col ditino ho imparato a fare siti web. Ma bravissima! Le donne, come ecco, sappiamo far tutto. Ed è nato Jobby. È nato Jobby e... Ecco come si iscrive chi vuole andare sul sito www.jobby.it. Esatto.it. E come payoff sotto ciò proprio ti aiuta a cambiare. Cioè, io quello che mi piacerebbe passare a voi donne, a tante donne che mi seguono sui social e in tante altre maniere che ringrazio, è proprio che non c'è nessun superpotere, come vedremo anche nel libro. No. In realtà è volercela fare e trovare la chiave. Quindi invece di impiegare le energie per lamentarsi, io potevo dire ok, quattro case e un forno, la mia vita è finita. E invece mi sono scaricata una guida di WordPress, ho creato il sito, mi sono studiata tutta la parte di digital e social che gestisco. E l'hai fatta tu, io. Insomma, e ti sei realizzato il sito da sola. E ho capito qual era la mia strada. Ma quindi diciamo che anche nel tuo caso, come la nostra ospite precedente, vabbè, lei... ballerina, un'altra cosa. Tra l'altro vicine di casa. Tra le altre cose siete vicine di casa, sì. Ma nel tuo caso, quindi pure, diciamo che un po' una tua passione è diventata il tuo lavoro, giusto? Possiamo dire così, perché tu ti... Allora, tu mi hai raccontato che quando lavoravi per le aziende e vedevi il candidato ti immedesimavi, quindi tu diciamo che sei proprio portata per fare questa cosa. Sì, era quell'empatia che ti dicevo del perché non ho potuto fare psicologia clinica, perché comunque in alcuni approcci è necessario che poi riesci a chiudere la porta. Devi staccare, cioè, lì devi mantenere le distanze. Invece in questo caso tu ti immedesimi. Io capisco, infatti quando parlo con nelle mie consulenze, che siano di gruppo o individuali, quando le persone mi dicono ma tu finalmente mi hai capito, perché io l'ho visto come si sta a dire, sto facendo la decima azienda in 10 anni, ma perché sono sbagliato. E invece è il contesto che è sbagliato, nessuno di noi è sbagliato e ti dirò, non è sbagliato neanche il contesto, il problema è il match, quando metti la persona sbagliata nel posto sbagliato, perché ci sono persone col carattere per l'azienda e il persone certo. con il carattere per la libera professione. Assolutamente, cioè io conosco sì. persone che fare quello che facciamo io e te non ci riuscirebbero, impazzirebbero solo all'idea, a volte sì. glielo descrivo, gli parte la testa, e io all'idea di stare in determinate aziende con regole e altro sono fastidiosa. Cioè, Quindi Marzia, perché devo rivolgermi a te? Ma Manuela, perché mi devo rivolgere a te? Cosa mi deve scattare? Cosa mi devo chiedere? Quindi tu mi puoi dare la chiave per... Allora, da quella frase che ti ho detto, da quella frase basta, non voglio più sentirmi così. Da quella basta, che ti ho... non voglio più sentirmi così. Quello che è successo a quello te. Quello che ho detto io. Non perché l'ho detto io, quindi sono... No, ma dico, è successo a te e quindi hai capito ma che... Ma perché secondo me quello è proprio l'attimo in cui capisci che il fondo l'hai toccato, hai pure scavato, non c'è più niente, quindi o ti butti là in un letto e non riesci più a rialzarti, oppure trovi nuove passioni. Risali e appunto cambi lavoro. Cambi lavoro, ti ingegni, capisci soprattutto che l'unica cosa su cui puoi puntare è te stesso, ed essere veramente te stesso. E una frase che mi ha sconvolto all'università è che ancora adesso, sono passati 20 anni dalla mia prima lezione, era la seconda lezione dell'università, e quindi avevo 18 anni, adesso ne ho 38, era questa lavagna con scritto, entrando, ciò che sei è sufficiente se solo riesci ad esserlo. Ed è una frase di Carl Rogers che ancora oggi, ogni volta che la cito, ho paura di perderne il senso, e invece secondo me è la chiave di volta di tutti quanti noi. Cioè, bastiamo a noi stessi, andiamo benissimo così, con i nostri pregi, non con dobbiamo i nostri cambiare, difetti. Non dobbiamo cambiare, dobbiamo semplicemente dobbiamo accettarci crederci. E credere in noi stessi. E secondo me noi donne questa cosa la dobbiamo fare tantissimo, sì. anche con l'elemento della violenza, no? Che sta prendendo sempre più piede, purtroppo siamo arrivati a volumi di femminicidi veramente altissimi, e credere in noi stessi e nelle nostre potenzialità. E tanti neanche si sanno, secondo me. Ah, sicuramente. E Marzia è famiglia, lavoro, una brava figlia, una brava moglie, una brava mamma, e anche io lì l'ho conosciuta, la regia ci rimetterà la foto precedente. Eccola! Mi avete fatto scoprire questa passione. Così con me non poteva che non essere alla radio. Una Radio Empire è la radio che accomuna sia me che lei, è una nostra Siamo grande con le gocce passione, di radio. È una grande passione. Ma come ti è nata questa passione per la radio? Ma guarda, io lo dirò Ma sempre. Tu comunque ti nasce sempre tutto così, ma mi fai morire. Così. No, mi arriva, però, allora, io sono ti arriva nel quotidiano. Così. Dimmi se sei d'accordo. Vediamo. Cioè, ci sono dei momenti nella vita, lo vedo anche in persone con dei tratti similari,
che se tu all'universo glielo permetti di darti un suggerimento, di darti una bottarella, sì, lui gli ti arriva, hai ragione. Poi se ti ostini invece a cercare di far andare la vita in un determinato modo e non ci va, è perché tu non sei destinato ad arrivare lì. È capitato casualmente che mentre ero in vacanza con le mie figlie mi arriva una chiamata di Carolina Foti. Sì, la conosciamo tutti. Che anche 01 TV e la conosce. E che definirò sempre la mia Pippo Baudo radiofonica. Mi ha chiamato, mi ha invitato ad un suo programma bellissimo che è Bad Bumps. Che sì, che fa conduce, tutti i venerdì, sì. La salutiamo. Su Radio Empire e fatto la prima, mi ha chiesto una seconda, poi mi ha guardato, mi ha fatto: ma perché non ti fai un programma tuo a questo punto? Io l'ho guardato e ho fatto: no, ma figurati, non l'ho mai fatto, secondo me ci riesci. E lì, come sempre, da quest'anno ne fai due di programmi. Quest'anno ho raddoppiato. L'anno scorso facevi il primo programma. E come i figli, poi comincio a farne così. Tu sei pericolosa. Il primo programma si intitola proprio il programma che ancora ora esatto, va. Esatto, lo sentite tutti i venerdì, si chiama Best of You alle ore 10. Best of You, diventa la migliore versione di te, che è un po' quello che faccio nella vita in versione radiofonica, quindi aiutiamo anche con delle playlist musicali a tema in base all'argomento che trattiamo, quindi che può essere l'autostima, la crescita personale, lo sviluppo di un nuovo business, quindi cerco di crearvi una playlist e con quegli elementi, quegli spunti di riflessione andiamo a parlare di temi più profondi, perché se c'è una chiave di lettura di tutto il mio lavoro, come mi hai visto, è la leggerezza. Sì. Perché secondo me i veri argomenti è inutile che facciamo dei pipponi, si può dire pipponi, troppo, li facciamo, li rendiamo quindi troppo pesanti, non arrivi, certo. La gente scollega la testa. E invece secondo me, che è una cosa che ho sempre combattuto nella mia vita, no? Perché questa mia esuberanza, questa mia leggerezza... Magari a volte sei stata anche fraintesa? A volte, quotidianamente, cioè... Perché dice, magari hanno questa pensato, superficialità. Ah, così è superficiale, lei è superficiale. Esatto. Con le amiche come sei? Ne hai amiche? Ne ho amiche fidate come tutte noi, poche. E sono un'amica terribile, lo ammetto, nel senso che... Mi hai tolto... Sei un'amica terribile? Sono un'amica terribile, nel senso che sono l'amica che vorrei avere. Quindi quell'amica che non mi dice, no amore dai stai benissimo, no, che ma ti guarda, che ti dice la realtà, no guarda, fai, esatto, guarda, senti a me. Esatto, però non è una cosa che piace a molti, altri no, pensano... Una vera amica secondo me deve essere così. Però hanno diverse concezioni di amicizia le persone, alcune invece ritengono l'amicizia la persona per cui vai sempre bene, sei sempre a casa, invece io... Ci vuole l'obiettività invece secondo me. Esatto, poi ti anche arrabbi, perché un'amica, sei amica e ti dice una cosa non bella, non la dice per ferirti, ma la dice per aiutarti a migliorare. Almeno io la vedo così. È vero che non sono molto sensibile, cioè sono una persona che va nel senso denti, che magari ecco, nel questo senso che magari non hai le parole carine, ma vai vado diretta come mi vedi. Questo è un po' certo. Magari una persona la puoi anche un attimino stoccare. Ora chi mi conosce da tempo e ha inquadrato, ha incanalato questo elemento, non ti ci conosce vede così, cattiveria. Ti accetta così, dice ok, lei è così, non lo fa per cattiveria, chi magari ti conosce anzi, un po' meno. Anzi, dico a chi voglio più bene sono diretta, perché di chi non me ne frega assolutamente niente. Lasci invece parlare e fai il sorrisino. Esatto, vado oltre. Fai un secondo programma alla radio, lo volevo dire visto che... Grazie invece. È Music Jungle, perché poi è nata la passione per la radio, nata la passione della musica, allora dovevo incanalare anche questo. Mette della bellissima musica, detta da mio marito che è un esperto. Attenzione. Metti una bellissima musica. Questo lo scopro adesso. Sì, no, lui ha detto... Grazie, veramente, ne capisce davvero di musica, ha detto così. Mi è sempre piaciuto in realtà. Sì, è vero. Vedi, ti è sbloccata la passione anche a te. Intanto così, che via. Esatto. E si chiama Music Jungle. Non l'abbiamo sì, capito. Scusami, sì. No, si chiama Music Jungle ed è tutti i lunedì sempre su Radio Empire alle ore 11, dalle 11 alle 12. Una botta di vita per svegliarci. Sia di lunedì che di venerdì. Per svegliarci nel lunedì e di venerdì per accompagnarci nel weekend. Esatto, per dire, ma io lunedì ci Marzia voglio tornare a fare quel lavoro. Tutto. Marzia studia tutto. Sì, ma ascolta, sì, vabbè, poi ne avrei cosette da dire in questi ultimi giorni, ma non le dico qua. Ma un'altra cosa, Marzia non sta ferma, ragazzi. Si vede anche non c'è niente da fare. E ha partorito un altro figlio. Dice un altro figlio, sì, questa volta l'ha partorito. Maschio, lo faccio, ecco, lo fa vedere la regia, ce l'ho anche io qua. Sono grazie, regia. Me l'ha dato, me l'ha portato con una dedica mia, quindi poi la leggerò io per me. Che conoscendomi non sa che ho scritto. Quindi... Vabbè, ora la leggiamo. Da zero a supereroe, la straordinaria avventura per diventare il protagonista della tua vita. Cioè?
Allora, questo libro nasce dall'idea che alcuni pensano che i percorsi con me hanno dei costi stratosferici, magari per alcuni è anche così, oppure non si vogliono esporre, oppure non sanno effettivamente di cosa mi occupo. Allora volevo trovare il modo, la radio mi ha aiutato anche tanto in questo, volevo trovare il modo per parlare a più persone possibile, perché io non voglio che la gente mi dica hai ragione o approcci il mio modo di vedere il mondo, ma secondo me degli spunti di riflessione che a me hanno salvato la vita letteralmente, in quello che ti dicevo, in quei percorsi, quei momenti in cui molte volte quando mi sono trasferita qui non volevo trasferirmi qui, io tornavo. Per esempio è stato un momento, penso, delicato. Terribile. Cioè io adesso comincio a capire le strade qui, perché proprio la mia testa non si voleva abituare a questo contesto e quindi sono sempre stata l'estranea che doveva essere ricondotta, una cosa che mi ha risvegliato anche dei traumi infantili, perché come ti ho raccontato io ero sempre l'elemento che andava sistemato, quello certo. Che andava storto, e invece su Milano avevo trovato la mia dimensione. E qua hai dovuto ricominciare. Tutto da capo, cioè ritrovo ed ero di nuovo qua. Non si fa così. Guarda, io una volta ti racconto questa anche lì, sempre tanto non ci ascoltano in tanti. Una delle prime volte che ero qui andai a prendere il caffè con una persona vie traverse, ma la prendevo per tutte altre motive. Passa un'altra persona che vede questa persona che si prende il caffè con Immagino, me, che guarda, gli va a raccontare a chissà chi è. Vengo sgridata in famiglia per questo elemento, perché appunto io mi ero permessa che qua non ero a Milano, qua devo stare attenta con chi vado a prendere caffè. Ora, tu conoscendomi, quel poco che mi conosci... Vabbè, però non è così. Però ci sono delle dinamiche... Non è proprio così, perché io prendo il caffè con chi voglio. Esatto. La differenza fa proprio... Assolutamente. La differenza fa qua, cioè qua funziona così. Se voi vi fate raccontare che qua funziona così e voi donne continuate a fare così, qua sarà sempre. Ma per fortuna moltissime... Quindi fatevelo. Stiamo cambiando. Quindi, esatto. E quindi nasce questo libro, scriviamo questo libro. E lì dico, scriviamo un libro, perché secondo me il libro è l'unica cosa che con un minimo importo può essere divertente, simpatico, perché la chiave è sempre ironica. E poi arrivare a più persone possibili. Che sia io, che sia un altro, a me interessa solo che le persone tolgano da essere la migliore versione, che non vuol dire essere altri, vuol dire essere la tua versione migliore. Come funziona con i telefonini e con le app. Arriva l'aggiornamento, non è che cambia. Assolutamente. Stessa cosa noi. Hai fatto la presentazione ufficiale, un'emozione incredibile. A forza da grò, ma adesso abbiamo... un momento altissimo. Rido, perché ci ha mandato un video, ora la regia lo manda in onda, in cui lei firma, mette le firme a tutti quelli che sono intervenuti, gli autografi che sono intervenuti nei libri. E non si spiega com'è possibile che abbia avuto questo successo. Guardiamo il video. Quindi non ci credevi? Non ci credevo, ho alzato la testa a un certo punto, che ho sentito qualcuno che diceva no signora si deve mettere in fila, ho detto ma perché c'è la fila per firmarsi il libro? E quindi da lì c'era la mia... Questa è Marzia, lei è così. Sì, io credo proprio a successo. Marzia, questo libro dove lo troviamo? Dove lo trovano le persone? Allora, perché lo trovano su Amazon. Ha un pezzo piccolo, però lo trovate su Amazon, quindi. Esatto, ed è bello per leggerlo voi o regalarlo anche a Natale. Anche se è un regalo carino per Natale. È molto simpatico. Ogni volta cerchiamo i pensierini e magari anziché regalare il classico paio di calzini, compriamo magari sharp, un libro che magari ci porta a crescere un attimino o a sviluppare in noi quella domanda che tu ti sei fatta e che ti ha rivoluzionato la vita. Esattamente, lo si può trovare su Amazon, ecco, quindi dicendo. Basta cercare Da Zero a Supereroe e lo trovate, eccolo qua, oppure trovate la copertina anche su Amazon, e invece se siete sulla riviera ionica messinese potete trovarla al Mondadori a Point, cartolibrando a Furci. Quindi le avete direttamente. Benissimo, benissimo. Quindi Marzia non stai mai ferma, mai. Abbiamo fatto un bellissimo excursus della tua vita. E ora, ti ringrazio. Che ne so, come ti vedi fra 10 anni? Parliamo, vediamo. Questa Marzia così vulcanica, fra 10 anni ancora più vulcanica. Allora, in realtà non riesco ad aspettare i 10 anni. Mm. E quindi ho quest'ansia che a me sembra di non aver mai fatto abbastanza, no?
In tutto quello che hai detto, pure quando mi risento dalle Cioè, varie cose, dico, ma ancora lì balla, sono? fa la radio, scrive i libri, li presenta, viene nelle trasmissioni, fa la mamma. Ragazzi, la mamma, per una donna fare la mamma è veramente E la impegnativo, casalinga non lo ho lo sappiamo tutti, e la staff, casalinga per diciamolo, non forza, ce l'ho. perché non... Spero un giorno di Vuoi o averlo. non vuoi, devi fare anche la casalinga, cioè bisogna vivere nelle case, Certo. in qualche modo. Quindi non ti vedi, non riesci a vederti fra 10 anni, No, oppure io. hai qualche sogno, che Sì, magari non ti dico guarda. che ci vuoi rivelare No, il te lo sogno, ma dico, tanto siamo a casa tua tranquillamente, quindi so che a qual è un'amica il tuo posso raccontarlo. sogno? Il mio sogno è creare un centro dove poter fare quello che faccio con le mie consulenze o con i miei eventi. Tra l'altro adesso partirà, facciamo un'anteprima, che non lo sa nessuno, non Ciao, sono neanche i parenti. vai, la Partirà diciamo un qui su tour di 01 TV. presentazione del libro, sia in Sicilia che fuori Sicilia. Quindi giri per Quindi presentare il tuo girerà per libro? presentare il mio Quindi libro. preparati ad autografare diversi libri, Così eh? pare. Così dicono, ma non ci andrò una Bella questa controfigura. cosa, Hai visto? Vedo molto questa notizia. bella. E in tutto questo ringrazio tra l'altro chi ha appoggiato, poi non possiamo dirlo, però insomma, ve lo dirò seguendomi sui social, sia su Facebook, su Instagram, ovunque mi trovate un po' onnipresente. E il mio sogno è quello di realizzare un centro dove è possibile fare dei weekend in cui tu ti cambi totalmente la tua vita. Cioè, stai con me 48 Sì? ore, ci saranno diversi professionisti, quindi non solo io, dove facciamo proprio dei weekend di crescita personale, che siano cambi di carriera o cambi di vita. Quando tu arrivi a quel punto e dici basta, non voglio più sentirmi così, siccome pensano tutti che siano percorsi di secoli, anni per cambiare abitudini, in realtà con i giusti trucchi e i giusti mezzi, perché a quanto mi avete inquadrato anche i miei videocorsi, non li abbiamo citati, ma ho un'accademia di videocorsi online che si chiama jobbyacademy.it, per chi non vuole farsi una consulenza one to one, ma vuole farsi il suo videocorso comodamente col telefonino, può farlo. E tutti i miei prodotti hanno una cosa, una caratteristica, la praticità, proprio perché sono una mamma di tre figlie, Perché sai so cosa vuol dire, cosa vuol insomma, dire. bisogna essere pratici Invece di farti il nella vita pippone di quotidiana. mesi e mesi e mesi di affiancamento al cambio di carriera, io sono molto spicciola e molto pratica, così i videocorsi, e così vorrei che diventasse, così il libro, così vorrei diventasse un weekend. Cioè la possibilità di vieni con me, ti prendi dal venerdì a domenica e lunedì torni una persona nuova. Molto bella E questa idea, d'altro diversa, la Sicilia particolare. si presta Si presta tantissimo. assolutamente, ci sono tantissimi posti per poterlo Quindi vorrei fare. fosse anche un centro qua fisico, ma poi una questione itinerante in giro per l'Italia. Quindi il prossimo è online, sì, ma Una molto bella, più un bel fisico. progetto, Ti piace? sì, moltissimo. Da Ci te. credi? Sì, perché Ci no? Se ci verresti? credi tu, sì, io diciamo che già secondo me sono abbastanza la migliore versione di me, però No, no, non. no, proprio nel qualcosa, per esempio nel cambio delle abitudini, no? Facciamo il Sì, weekend sul no, cambio no, io sono aperta a di abitudini. queste cose, assolutamente. Cosa ne pensi? Forse altro che ti fai un weekend di Organizza relax. che vengo, così anche 2 giorni solo lontano da casa Ecco, già è forse qualcosa. solo quello è già un grande cambiamento. Marzia, grazie Marzia, è stato non Grazie un piacere di più averti qui con a te. Per me è noi. un onore essere stata tua ospite per questo programma meraviglioso. Continua e realizza i tuoi sogni, perché come vedi, quando Sì, togliamo il meglio di noi, sempre. come tu ne Lottare, sei combattere l'esempio. sempre, andare avanti, non demoralizzarsi mai e credere in quel che vuoi e Aiuti quel anche i che sogni degli fai. altri, così, quindi grazie del Sì, tuo sogno. assolutamente. Grazie Marzia, Grazie a te, Manu, è grazie stato tante, bellissimo. veramente, grazie. Grazie, alla prossima puntata, sempre del Bello delle Donne, su 01 TV, la TV dei grandi eventi. Ciao, grazie.